Ciao a tutti ragazzi, in questo nuovo video entreremo all'interno di un motore benzina a quattro tempi per vedere il suo funzionamento. Ma ora sigla! E quindi subito, cosa vuol dire quattro tempi? Perché sennò non riusciamo a capire cosa lo caratterizza. Cos'è un tempo? È lo spazio che percorre il pistone dal punto morto superiore a inferiore o viceversa dall'inferiore al superiore. Non vi è differenza, ma allo stesso tempo coincide anche con lo spostamento dell'albero motore dal punto morto superiore, quindi biella in alto, al punto morto inferiore, biella in basso. Queste due cose sono sempre strettamente correlate. Cambia semplicemente, nel primo caso abbiamo fatto riferimento al moto rettilineo del pistone per dire come è definito il tempo, mentre nel secondo caso abbiamo fatto riferimento all'albero motore muovendoci su una circonferenza, quindi PMS, PMI. Quattro tempi cosa fanno? I quattro tempi costituiscono il ciclo, vuol dire che un ciclo è composto da quattro tempi e questo continua a ripetersi all'infinito fino a quando il motore sta acceso. Quindi quelli che adesso vediamo si ripetono in continuo senza mai modificarsi. Vediamoli da dentro il motore. Adesso siamo col pistone che si trova nel punto morto superiore, è in cima, nel punto più alto, e quella che sto indicando con la penna è la camera di combustione, è dove avviene l'esplosione che spinge verso il punto morto inferiore il pistone. Ma adesso è ancora tutto fermo, non si è ancora avviato e le valvole sono completamente chiuse, sia la valvola di scarico che la valvola di alimentazione. Adesso facciamo la fase di aspirazione. Il pistone scende verso il punto morto inferiore. Scendendo verso il punto morto inferiore, partendo dalla camera di combustione, ha creato una depressione. Questa depressione cosa comporta? Comporta che, dato che in coincidenza, grazie all'albero a camme che abbiamo nella parte superiore, dopo vediamo come funziona, si è aperta la valvola di aspirazione, questa depressione va ad aspirare quello che sta arrivando da questo condotto azzurro. Il condotto azzurro da dove arriva? Seguiamo l'azzurro e arriviamo al carburatore. Il carburatore è quello che ci regola l'afflusso di benzina e aria, quindi della miscela di combustibile e comburente. Quindi stiamo portando un qualcosa di chimico che è in grado di bruciare e provocare un'esplosione e quindi trasformare energia chimica in energia meccanica all'interno del motore. L'abbiamo aspirato dentro e abbiamo terminato quella che è la fase di aspirazione. Passiamo alla seconda fase, quella di compressione. Il pistone che si trova al punto morto inferiore risale verso l'alto. E come avete visto, appena iniziato a risalire, la valvola di aspirazione si è chiusa. Quindi il pistone, mentre sale, non rischia di far ritornare fuori all'esterno quello che ha aspirato dentro, che è la miscela di combustibile e comburente. No, lo intrappola dentro e va a provocare quello che si chiama la compressione della miscela di combustibile e comburente. E da qui, subito in un attimo, vi spiego quello che è il rapporto di compressione, perché cosa succede? Il volume iniziale di quando il pistone si trovava al punto morto inferiore rapportato al volume che è rimasto adesso nella camera di combustione, questo rapporto ci dà quanto è il rapporto di compressione del motore. Più è alto il rapporto di combustione, più si alza l'efficienza del motore. Ma questo è un discorso a parte che fermiamo qui. Torniamo ai nostri cicli. Abbiamo terminato la compressione. Tutte le valvole sono chiuse. Adesso cosa deve succedere? Adesso la candela, che la vedete lì in fondo, qui è rappresentata con una lampadina che purtroppo questa non si accende, però in questo istante si accende la candela ed inizia la fase di combustione. La candela cosa fa? Provoca una scintilla in un ambiente altamente esplosivo, che è una miscela compressa di benzina e aria, scoppia, il pistone scende verso il basso. Sta espandendo durante la fase di combustione. Questa è l'unica fase attiva del motore a quattro tempi, è l'unica fase in cui viene prodotta energia. In tutte le altre fasi consumiamo energia, non la produciamo. Quindi tutta l'energia che provoca il movimento della nostra macchina o di qualsiasi mezzo mosso da un motore a quattro tempi l'abbiamo provocata adesso. Questo cosa fa? Mette in movimento l'albero motore, che poi trasmette questa energia che ha provocata a tutti gli organi a catena, la frizione, il cambio, fino alle ruote dell'automobile. Come vedete, appena siamo arrivati sul fondo, già si è aperta la valvola di scarico, si è appena aperta, questa che vedete nel condotto rosso. Questo cosa provoca? Che adesso iniziamo la fase di espulsione dei gas di scarico, l'ultima fase. Saliamo verso l'alto e torniamo al PMS, al punto morto superiore. Abbiamo espulso completamente tutti i gas di scarico, che da dove passano? Dal condotto rosso, entrano nel collettore di scarico che raccoglie questo cilindro, ma anche tutti gli altri cilindri, perché questo è un motore a quattro cilindri, e li manda a questo raccordo. Questo raccordo proseguirà fino alla marmitta, che si trova nella parte posteriore di un autoveicolo. Se abbiamo capito bene queste quattro fasi,
tutto quello che gira intorno al motore a quattro tempi serve a dare vita a queste quattro fasi. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutti i componenti che girano intorno, che aprono e chiudono le valvole, che danno la possibilità all'albero motore di ruotare, di tenerlo lubrificato, servono a far sì che possiamo ripetere all'infinito queste fasi. Alcuni di questi componenti riguardano un singolo cilindro, come per esempio le valvole di scarico e di aspirazione e lo spinterogeno, che è quello invece che faceva scoccare la scintilla della candela al momento giusto. Vediamoli nel dettaglio. Prima abbiamo visto che le valvole si aprivano esattamente nella fase in cui era necessario. L'aspirazione si apriva quando stavo aspirando combustibile, lo scarico si apriva quando dovevo scaricare i gas di scarico ed erano chiuse nel momento in cui dovevo esplodere e comprimere. Ma come fanno a fare questo? Questo è un sistema di valvole ad aste e bilancieri. Che magari molto spesso ci siamo chiesti cosa sono. L'asta è questa qui verticale che vedete, che adesso faccio azionare, e il bilanciere è questo che vedete qui che dondola proprio come un bilanciere. Da cosa sono azionate? Sono azionate dall'albero a camme che si trova qui in basso, in prossimità dell'albero motore. Questa soluzione è una soluzione adatta ai motori che girano un po' più lenti. Perché? Perché ci sono tanti organi di connessione tra l'albero a camme e la valvola, però ha un vantaggio costruttivo notevole. L'albero a camme si trova vicino all'elemento che regola la rotazione, l'albero motore. Difatti, se avete un buon occhio, state notando che l'albero a camme e l'albero motore non girano alla stessa velocità. L'albero motore fa più giri dell'albero a camme. Questo perché il ciclo è quattro tempi, quindi è costituito dalle valvole che si aprono non ogni giro dell'albero motore, ma ogni due giri, perché ho un giro dell'albero motore coincide a fase 1, fase 2, o meglio tempo 1, tempo 2, mentre i tempi totali sono 4, quindi devo ripetere il ciclo dell'albero a cam ogni due giri dell'albero motore, quindi ogni quattro fasi. Ecco qui che vedo esattamente questa riduzione. L'albero motore sta ruotando su una puleggia di una catena molto piccola che fa ruotare una puleggia molto grande. Questi qui avranno un rapporto esattamente di 1 a 2. Ogni due giri che fa l'albero motore fa un giro l'albero a cam. Perché vi ho detto che è molto facile avere aste bilancieri? Perché vedete che la catena è molto corta e anche l'albero a cam rimane a bagno d'olio nella parte bassa del motore, dove c'è tutta la lubrificazione che dopo vediamo. Se io invece sono abituato a vedere un motore più moderno, l'albero a cam ce l'ho direttamente in testa, che direttamente la cam, quella che abbiamo visto sotto, mi aziona la valvola. Avete capito subito cosa comporta questa cosa? Che la catena deve arrivare fino a qui in testa per azionare l'albero a cam. Quindi la lubrificazione dovrà prendere l'olio da sotto e pomparlo nella parte alta, lo facciamo anche qui, però con un organo molto più delicato da gestire, perché abbiamo più sfregamento, perché abbiamo la cam che continua a ruotare sopra le valvole. Qui invece abbiamo quasi un contatto puntiforme, quindi una lubrificazione meno onerosa da gestire anche dal punto di vista di quanto deve essere fatta bene. Ma cosa ci serve avere l'albero a camme in testa? Come avrete visto, oggi siamo in un posto un po' diverso dal solito a registrare questi video. Siamo all'Istituto Tecnico Antonio Badoni di Lecco, che non è altro che la scuola superiore dove abbiamo studiato sia io che Elena. Infatti è proprio tra questi banchi dove abbiamo imparato le basi della meccanica che ci accompagnano ancora oggi in tutti i video che avete visto fino ad oggi. Infatti abbiamo chiesto di poter tornare a scuola per poter utilizzare delle attrezzature più specifiche per poter spiegare quelli che sono i temi dei nostri video, per rendere le spiegazioni ancora più semplici. Ma come potrai immaginare, oggi abbiamo parlato di motori, però sono tanti temi che possono essere toccati con dell'attrezzatura didattica. Quindi se sei interessato, se ti piacciono questi video, scrivilo nei commenti qui sotto, perché i temi che potremmo affrontare sono svariati. E se questa scuola ti ha incuriosito, qui sotto in descrizione ti lasciamo il link del sito. E se vuoi saperne ancora di più, se le richieste saranno tante nei commenti, potremo approfondire anche il tema relativo a che tipo di scuola è. Ma cosa ci serve avere l'albero a camme in testa? Ci consente di raggiungere un numero di giri maggiore. Difatti troverete i motori ad aste bilancieri ancora sui mezzi industriali, motori che girano molto bassi. Invece troviamo l'albero a camme in testa su tutte le moto e su tutte le macchine moderne che raggiungono numeri di giri più alti. Sempre rimanendo legati a quelli che sono i componenti legati a un singolo cilindro, veniamo allo spinterogeno. Certo sì, lo spinterogeno gestisce quattro cilindri, ma ogni uscita è dedicata a un cilindro. A cosa serve e come funziona? Abbiamo visto che all'interno di ogni cilindro, quando avviene la combustione, abbiamo la candela che dalla parte opposta tra i due elettrodi va a scoccare una scintilla che innesca quella che è la combustione. Questo è il cappuccio della candela
che non serve altro che a trasmettere la corrente e tenere il tutto isolato dall'esterno, dato che stiamo utilizzando corrente ad alta tensione per fare una scintilla. Però la candela deve scoccare la scintilla in un momento ben preciso, nella fase in cui deve partire la combustione. Ma come facciamo? Qui abbiamo l'alternatore. L'alternatore, quando il motore è in funzione, continua a girare e continua a produrre corrente alternata. Questa corrente alternata viene utilizzata per far andare quelle che sono le utenze dell'autovettura, come i fari, a ricaricare la batteria per fare l'avviamento del motore, ma anche per far scoccare la scintilla che fa iniziare la combustione. Questo produce continuamente energia a bassa tensione, 12 o 24 volt in funzione del tipo di motore. Questa invece è la bobina che va a innalzare la tensione a decine di migliaia di volt per poter scoccare una scintilla, altrimenti a 12 volt una scintilla non scocca. Esce un cavo ad alta tensione, difatti possiamo vedere come l'isolamento sia molto spesso anche per un solo cavo, e questo cavo entra al centro dello spinterogeno. Questo sta continuamente portando energia elettrica, ma a noi non serve in continuo, a noi serve solo in un istante. Quindi lo spinterogeno, con un organo in rotazione che, come possiamo vedere al di sotto, è mosso dallo stesso albero a cam, perché deve essere anche lui sincrono col movimento del pistone, mette in rotazione un disco. Questo disco prende praticamente la tensione che arriva dall'organo centrale, dal cavo centrale, e la va a smistare. Vedete che tocca, questo pezzettino di ferro tocca le varie testate dei cavi singoli che vanno alle candele. Ma veniamo ora a quelli che sono i componenti in comune a tutti i cilindri: l'alimentazione e lo scarico. Andiamo da quello più semplice, il collettore di scarico, che raccoglie l'uscita dei gas di scarico dalla valvola di scarico del cilindro 1, che arriva qui, dal cilindro 2 e 3 in contemporanea, che confluiscono qui, e dal quarto cilindro, per poi uscire tutti assieme dal collettore di scarico che va verso la marmitta. L'alimentazione è tutto il condotto azzurro che, come vedete, parte dall'esterno. Da qui, dal filtro dell'aria, captiamo l'aria, che è il comburente per effettuare la combustione, mentre da questo tubicino captiamo quello che è il combustibile, la benzina che arriva dal nostro serbatoio. Si mischiano all'interno del carburatore. Se volete vedere dei dettagli in più sul carburatore, è un argomento specifico che possiamo vedere nel dettaglio, e quindi, se siete interessati, scrivetelo nei commenti in modo che lo sappiamo e ci organizziamo. Scende all'interno del collettore di alimentazione e anche qui si divide in tutti i cilindri. Non è vero che si divide in una maniera settoriale, che un pezzettino va al primo, un pezzettino va al secondo, un pezzettino va al terzo. Il collettore di aspirazione è sempre lì. Quando uno dei quattro cilindri crea depressione, l'aria e la miscela che passano dal carburatore scorrono e vanno fino al cilindro. Quindi lui è sempre pronto, semplicemente che richiama la miscela di combustibile comburente è il pistone nel momento in cui fa la fase di aspirazione, in questo momento, che chiama l'aria verso il basso. Stessa cosa avviene al contrario per lo scarico. E guardiamo una chicca che hanno fatto su questo sezionato. A primo colpo d'occhio questi due colori potrebbero sembrare uguali, e invece non è vero. Tutto quello che vediamo di verde chiaro o verde acqua è tutto quello dove scorre il liquido di raffreddamento, quindi quello che passa dal radiatore, che quando dobbiamo rabboccare il radiatore è il liquido che entra all'interno di quelle camere. A cosa serve questo liquido? È il liquido che tiene freddo il motore, perché il motore a quattro tempi, come qualsiasi altro motore a combustione interna, come sappiamo, non ha un'efficienza del 100%, anzi, magari più del 50% di quella che è il calore che andiamo a liberare tramite la combustione viene completamente disperso in calore e non diventa energia meccanica. Questo cosa vuol dire? Che se noi bruciamo un litro di benzina in combustione in un motore a combustione interna, più di mezzo litro dobbiamo tenerlo freddo, dobbiamo raffreddarlo, perché abbiamo creato del calore che non ci serve. Al massimo facciamo andare il riscaldamento interno della macchina. Solo meno del 50% lo traduciamo in energia meccanica. Quindi dobbiamo sempre avere un sistema che tiene dissipata questo calore, altrimenti il motore si fonde perché diventa troppo caldo. Per tenerlo freddo come facciamo? Abbiamo creato delle camere intorno ai cilindri e intorno alle testate, che sono le zone più calde, per portare via calore. Quindi il liquido di raffreddamento continua a scorrere tramite una pompa circolatore che fa entrare il liquido freddo, per modo di dire, più fresco, all'interno dei cilindri. Confluisce nel radiatore da questo tubo nella parte bassa,
entra nel radiatore, che si può vedere bene come è costituito, sono una serie di alette che unicamente servono a aumentare la superficie di scambio con l'aria esterna in modo che il raffreddamento sia più veloce e più efficiente, risale nella parte superiore raffreddandosi e dopodiché rientra in circolo. Invece torniamo al colore verde scuro. Il verde scuro è tutte le zone che vengono lubrificate dall'olio, quindi tutte le zone dove ci sono degli organi in movimento con un contatto generalmente di sfregamento tra i componenti. Difatti andiamo a lubrificare tutta la zona delle valvole e dell'albero a cam, ad aste e bilancieri. Dopo scendiamo nella parte inferiore e torniamo nella camera di manovella, dove dobbiamo lubrificare l'albero con le cam e l'albero a gomiti e le rispettive BL che si collegano al pistone. Questo come può succedere che l'olio dalla parte bassa risalga fino alla parte alta? Questa è la pompa che fa da circolatore dell'olio, è una pompa a ingranaggi che adesso in questo momento li vedete in rotazione. Questo è il filtro che si trova nella parte bassa della coppa dell'olio, aspira l'olio e lo pompa nella parte superiore e poi per caduta ritorna nella parte inferiore del motore. E qui si ripete continuamente il ciclo. Per la precisione questo è uno dei ritorni dell'olio. Vedete, nel momento in cui discende va a lubrificare anche quelli che sono i supporti, o meglio le bronzine dell'albero a gomiti. Il video finisce qui, ma spero che vi sia piaciuto e soprattutto che vi abbia consentito di vedere le cose in un modo un po' diverso dal solito. Penso che non capiti tutti i giorni di poter entrare fisicamente all'interno di un motore e vedere tutti gli organi che lo compongono, che si muovono e soprattutto come si muovono simultaneamente tra di loro. Quindi mi raccomando, se il video ti è piaciuto lascia un like, ma soprattutto se ti piace questo modo di spiegare e di far vedere i componenti, scrivilo anche nei commenti, perché è l'unico modo che hai per comunicarci di continuare a fare video di questo tipo. Io ti saluto e iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Ci vediamo alla prossima.